Come abbiamo visto nel video dedicato alle domande più richieste, non possiamo accedere agli API e switch Unify attraverso il browser, ma dobbiamo operare attraverso il controller. Come hanno giustamente puntualizzato gli utenti Enrico e Alessandro, che ringrazio, è però possibile accedere via SSH. Vediamo cosa possiamo fare. Possiamo utilizzare PowerShell su Windows o i terminali su Mac e Linux. Oppure ancora PuTTY. Prima di tutto dobbiamo sapere l'indirizzo IP del nostro dispositivo, ricavandolo dal controller o dal nostro router. Se l'apparato non è stato configurato e adottato da un controller, nome utente e password saranno uguali, UBNT, UBNT. Se invece fa parte di un controller, dobbiamo recuperare nome utente e password andando su Settings, System Settings, Application Configuration e scorrere alla voce Device SSH Authentication, assicurandoci che la voce sia abilitata. Una volta autenticati, possiamo scrivere help per conoscere i comandi, oppure info, dove ci verranno mostrate alcune informazioni utili, come l'indirizzo IP, il modello, la versione, MAC address, eccetera. Se ci sono problemi di adozione, possiamo usare il comando setInform, mettendo l'indirizzo IP del controller, due punti, per specificare la porta 8080, e /inform. Questo dovrebbe risolvere i problemi di adozione e aggiornamento. Possiamo anche fare un aggiornamento del firmware, prendendo l'URL dal sito di Ubiquiti, il link in descrizione, attraverso il comando upgrade. Possiamo inoltre reimpostare il dispositivo con il comando set default. Reboot invece ci permette di riavviare il dispositivo. Secondo vari commenti nei forum Ubiquiti, non è necessario spegnere il dispositivo in caso di interventi, ma quando posso preferisco lanciare il comando sudo shutdown -h now.